Salve amiche, benvenute nel mio mondo creativo. Ho pensato di fare questa rubrica perché ci sono state tante richieste di come poter usare i piedini, come poter utilizzare varie attrezzature. E io poi ho pensato a chi dice di avere problemi nel cucire, di fare proprio i primi passi. Spero che vi sarà utile, che ci divertiamo insieme. Questa rubrica si chiamerà Punti e Spunti e la faremo tutti i venerdì. Magari non interesserà a tante, però io anche per quelle tre o quattro sono felice di potervi aiutare. Quindi non ci perdiamo in ciance, accendiamo i motori e iniziamo subito con la presentazione delle macchine, dei tipi di macchine da cucire. Andiamo! Eccoci qui amiche. Allora, queste sono due macchine meccaniche e io sono innamorata di queste due. Questa la utilizzo per i jeans perché ha una struttura molto forte, quindi riesce a cucire anche tessuti molto pesanti, spessi e ha una velocità, diciamo, molto è veloce. Io mi trovo bene proprio per questo tipo di lavoro, quindi la utilizzo esclusivamente quando devo fare lavori con stoffe pesanti. Quella che è accanto invece è sempre una macchina meccanica, ci faccio di tutto, anche i ricami, perché in alcuni tutorial ho fatto vedere come faccio il free motion. Spero che anche voi inizierete a farlo perché veramente vi darà tante tante soddisfazioni. È sempre una macchina basica, dico io, quindi ha proprio dei punti però per me fondamentali. Quindi chiunque inizia a cucire, secondo me, sono necessari, perché poi uno si innamora del cucito e per il cucito creativo, per qualsiasi tipo di cucito, sono proprio necessari. Quindi è inutile andare a spendere 70-80 € per una macchina, che poi mancano alcuni di questi. Meglio spendere 100-110 e averli. Se poi trovate certamente un'offerta o degli sconti, perché no? Approfittatene subito. Poi vi faccio vedere la macchina elettronica. Scusate, vi girerà un po' la testa. Eccola qui. Questa è una macchina elettronica. Poi le vedremo nel dettaglio, ma oggi parleremo di queste meccaniche, perché chi inizia io penso che voglia spendere una cifra intorno ai 100 €, quindi stiamo su questo, diciamo, su questa su questo tipo. Scusate. Allora, io adesso mi preparo con questa Allora, macchina qui. iniziamo con questa qui, questa meccanica. Allora, vediamo se riesco. Allora, qui ci sono i vari punti, poi io faccio una foto per farveli vedere bene. C'è la possibilità di fare un punto dritto con le varie misure. Vedete, spostando questa levetta trovate le varie misure del punto dritto. Con questo segno si fanno le asole e poi, se si mette sulla parte dove c'è scritto stretch, potete fare i punti che sono qui in bianco, molto utili per tessuti elasticizzati. Apposta vi dicevo che anche se acquistate una macchina basica, però è importante avere anche questo tipo di punto. Poi vi faccio vedere, sotto abbiamo il porta spolette con la spoletta dentro. Scusate, sto facendo con una mano perché devo tenere il telefono per la ripresa. Qui c'è la spoletta e poi in questo tipo di macchina, io mo, non vi faccio vedere diciamo l'infilatura della macchina perché ogni macchina ha i propri passaggi, ma c'è sul libretto di istruzioni, che è semplicissimo. Poi chiunque
ha problemi mi può contattare mandandomi una foto su, via email, poi vi lascio tutto nell'info box e io vi do una mano tranquillamente senza nessun problema. Allora, vi dicevo, in questa macchina c'è questa levetta che vedete qui, c'è la griff che io, se muovo la rotella, quella griff va su e giù. Aspettate che tolgo anche il piedino, così vi faccio notare meglio. La rimuovo. Vedete, ci sono quei dentini che salgono e scendono. Con questa levetta, spostandola, le griff scendono e qui si può fare il free motion, quello che vi avevo fatto vedere nei fiocchi in acida, mi sembra, ma poi lo rivedremo anche insieme, quindi non vi preoccupate. Ecco qua. Aspettate, ecco, l'abbiamo rimesso. Rimettiamo anche a posto le griffe, a posto. La spoletta poi la metto con due mani. Allora, vi ho fatto vedere, diciamo, la macchina, questa qui meccanica, e vi faccio vedere i vari piedini, che oggi non andremo a vedere piedino per piedino, ma vi faccio vedere che anche con una macchina basica potete fare di tutto e di più. Allora, sistemo e prendo tutti i piedini. Allora, amiche, eccoci qua, abbiamo preso un po' di piedini. Aspettate che metto anche questo qui. Allora, come vedete ce ne sono all'infinito e cioè veramente ne ho di ogni specie, che con gli anni si accumulano, poi ne escono altri, ci sono altre idee, insomma faremo, io vi prometto che farò i tutorial per spiegarvelo, per spiegare piedino per piedino. Ce ne sono veramente tantissimi, tantissimi anche veramente utili, e come questo che fa che arriccia, ma guarda, ce ne sono tanti tanti tanti. Qui ce n'ho altri. Questo per esempio è per mettere lo sbieghino, è una favola. Questo è per fare le pieghe, ma guarda, ce ne stanno veramente veramente tanti. Allora, io come primo tutorial per iniziare a cucire non vi voglio mettere paura, però vi posso dire che la potenzialità di una macchina da cucire, come anche meccanica, come vi ho fatto vedere, cioè potete fare di tutto, veramente di tutto, e quindi non ci sono scuse. Come vedete, ci sono secondo il lavoro che volete fare, ci sono i piedini per poter lavorare, e quindi chi è in dubbio, perché tanti mi hanno scritto che sono in dubbio se acquistare o no una macchina da cucire, se sentite in voi la voglia di cucire, prendetela, perché veramente vi si apre un mondo che magari, se non volete fare oggettini per vendere, ma anche se fate oggettini per regalare alle amiche, ai parenti, per qualsiasi occasione, è un regalo speciale e verrà veramente apprezzato. Comunque, bando alle ciance, vi voglio far vedere anche gli aghi, che adesso non so più dove l'ho messi. Risistemo il tutto e prendo gli aghi. Non vi mettete paura di questo, eh? Allora, gli aghi, come potete vedere, ci sono vari tipi, perché ci sono allora, per il jersey, per lo stretch, per i jeans, e poi ci sono gli aghi normali, che dovete solo scegliere, diciamo, la grandezza dell'ago in base al tessuto,
E poi ci sono anche gli aghi doppi, questi vi volevo far vedere. Ecco, qui si vede meglio. Questi, è un po' più, questi sono un po' più piccoli, questo è un po' più grande, e anche con questi si fanno dei lavori meravigliosi che vedremo in seguito, perché ci sarà da lavorare, ragazzi, veramente veramente tanto. Quindi io vi consiglio sempre, in base al tessuto che state lavorando, mettete sempre sotto un ago adatto. Quindi se lavorate jeans c'è l'ago per i jeans, se lavorate il jersey c'è l'ago per il jersey, il cotone in base alla grandezza dovete scegliere la misura, e il lavoro vi assicuro che viene migliore. Tanto cambiare l'ago sono veramente 2 secondi, e anche quello poi vedremo insieme. Oggi, perché è proprio una presentazione, diciamo, delle attrezzature e delle macchine. Allora, per quanto riguarda le squadre, allora, questo genere qui, vedete, questo è per il patchwork, e diciamo che è l'ottimo, perché si lavora bene, sono, vedete, sono spesse, quindi si appoggiano, si possono usare con i taglierini, quelli a rotella, hanno, diciamo, tante caratteristiche, perché potete squadrare, ci sono pure gli angoli, insomma, si lavora molto molto bene. Però, come potete ben vedere, io ho una marea di squadre, squadrucce. Io quando vado anche nei negozietti dove trovo queste qui, voi direte: ma che ci fai? Beh, io ci faccio gli angoli, cioè ce l'ho di tutte le misure, perché magari mi rimane più comodo cioè lavorarci. Questa mi fa lo squadro, poi faccio prima l'angolo e poi lavoro allungando, stringendo. Poi di queste tonde ce n'ho un'infinità, perché invece di andare a prendere il piatto che poi si rompe, acquistate questo dai negozietti, con 1 euro ce ne sono 3 o 4, e ce l'avete sempre nel cassetto a portata di mano. Poi magari ho preso anche queste che non si vede, hanno vediamo se metto, non c'ho niente, vabbè, a ecco, forse così si vede, vedete, ha dei tagli con varie misure, cerchi, vedete, cerchi, insomma, anche queste sono comode. Queste io le uso per fare le bambole, vedete, sondate, ce l'ho di tutte le misure, piccole non ve ne dico, ma anche queste, pensate, quando andavo a scuola ancora la riga quella lì, non si reggono più i centimetri, però io ce l'ho, vedete, anche questa è scolastica, insomma, veramente, guardate pure che c'ho. Mi tengo tutto, perché tutto fa comodo. Allora, arriviamo al tasto dolente. Allora, oggi ho pensato di darvi un compitino. Ebbene sì, iniziamo con il compitino, quindi proprio nel centro di questa di questo tutorial, e quindi andiamo subito a lavorare. Quindi non abbiamo acceso i motori senza lavorare, quindi preparatevi, vi faccio vedere subito il compito da fare. Amiche, non vi avevo fatto vedere la mia squadra speciale, questa qui, questa è per fare i cartamodelli. L'ho messa pure al contrario. Allora, c'è il davanti, si gira, c'è il dietro, si possono fare addirittura, qui c'è come fare la manica, e questo qui inizieremo anche a fare i cartamodelli, ma non subito, perché dovremo prima iniziare a cucire, dovremo prima iniziare ad utilizzare tutti i piedini, e poi ci divertiremo anche a utilizzare una squadra del genere. Ma io vi darò le sostituzioni a questa squadra, perché costicchia un po', quindi vi darò tutti i spunti per poter realizzare tutti i cartamodelli in base a questi
vedete questi che ci sono, io vi darò delle dritte. Ma in seguito, allora, care amiche, pronte? Allora, questi sono i compiti. Allora, sono delle schede, come vedete ci sono disegnate qui delle linee rette, qui c'è una linea retta con una gambetta e qui c'è una linea retta con una gambetta al lato opposto. Adesso vi faccio vedere le varie schede che troverete sempre giù nell'info box, le scaricate tranquillamente. Queste sono ad onde, queste a spirale e poi i nostri magnifici cuori. Ecco qua. Allora, adesso vi dico come vi dovete esercitare. Voi scaricate questi fogli, poi cosa si fa? Si toglie la spoletta sotto, questa qui va tolta, e va tolto anche il filo sopra, quindi lavoriamo solo con la macchina e l'ago. Adesso vediamo nel particolare. Allora, inizieremo con questo qui, perché questo qui sembra una stupidaggine, ma ci aiuta a fare quando dovete fare la cucitura ad angolo. Quindi questo con la pratica, magari lo farete più volte, vi aiuta a diciamo a prendere la pratica di arrivare a quel punto e poi fare l'orizzontale. Allora, se ve lo faccio vedere rimane più facile. Quindi noi iniziamo con la prima, che dobbiamo fare solo il dritto, quindi abbassiamo, e iniziamo a cucire. Poi seguite, 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 vi fermate. E quando alzate, vedete se siete state brave. Ecco qua, vedete, rimanete, ve lo faccio vedere dietro perché davanti tanto si vede anche in ombra la riga dritta. Vedete, se siete brave rimanete sul nero. Adesso andiamo a vedere come fare. Salto questa perché tanto è dritta, vado a questa qui con la gambetta. Allora, mettete sotto il foglio, abbassate anche l'ago, così vedete dove iniziate, e iniziate a cucire. Quando state lì vi fermate, andate adagio adagio. Ecco qui, avete raggiunto il punto. Che cosa si fa? Ago abbassato. Se non è capitato l'ago abbassato, lo muovete con la manovola che avete sul lato destro. Alzate il piedino, girate in questo caso il foglio, se no la stoffa, abbassate di nuovo il piedino e cucite. Adesso io tolgo un attimo il... no, quello è... tolgo questo, tanto non c'è il filo. Alzo, vi voglio far vedere... che vedete questo taglietto? Questo è esattamente dove deve camminare la riga nera, e dove decidete di fare la cucitura, quindi è quella la guida, quello spacchetto lì. Benissimo. Adesso vi faccio vedere anche, vedete, ma c'è soddisfazione, io vi assicuro, io ne ho fatti a centinaia di questi, perché poi voi li potete fare, io mo ve li ho preparati per stampare, ma vi potete divertire a disegnarli anche su cose già stampate, cioè anche su giornali se non volete, però io per darvi l'idea, io comunque ve li metto giù nell'info box, anche... prendo, non vi voglio annoiare con tutte queste cose,
anche questo qui onda vi aiuta tanto, vi assicuro. Fateli questi esercizi, perché sembrano delle stupidaggini ma non lo sono, per chi inizia non lo sono. Allora, quando vedete che è troppo curva, non fate altro che vi fermate, non mettetevi paura, vi fermate, ago abbassato, alzate, vi sistemate la stoffa, in questo caso il foglio, vi fate qualche punto, vi fermate, rialzate e ecco qua. È semplicissimo, ci vuole solo la pratica. Non vi dovete agitare, non vi dovete dire io sono principiante, perché vedete ci sono gli esercizi, si fanno tranquillamente e più ne fate e più diventate brave. Non è una perdita di tempo, vi assicuro. Ecco qua. Poi se mi mandate in privato, mi mandate sulla pagina che abbiamo realizzato insieme, io ne sono contenta, perché veramente è una soddisfazione. Ecco qua, vedrete tutti i punti sul nero, che è una grande soddisfazione. Se non è subito che ci riuscite, non vi preoccupate, perché questa è questione proprio di manualità. Qua ci sono i vari, anche i cuori. Ricordatevi che il cuore va iniziato sempre di lato, non va mai iniziato né sulla punta qui e né qui sull'incrocio dei tondi, mai, dovete sempre iniziare da un lato, dalla parte dritta del cuore. Quindi io veramente oggi non è neanche una lezione, oggi è proprio un approccio su, perché avete visto ci sono veramente tante cose. Però la prossima volta iniziamo a utilizzare i piedini, quindi voi questa settimana esercitatevi con questi fogli, per chi proprio è alle prime armi, per chi non lo è, la prossima volta inizieremo a utilizzare i piedini. Quindi io vi saluto, vi abbraccio, vi strizzo in un forte abbraccio, l'ho detto 8 volte, però vi voglio bene a tutte. Mi raccomando, commentate senza dire parolacce, scherzo. Dai, al prossimo tutorial, ciao ragazzi.